Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti in questa splendida sala. Mi presento, sono Adelmo Maracchi, per chi non mi conosce, sono il presidente del Rotary Club Casentino. Al mio tavolo qui di fianco abbiamo il padrone di casa, il sindaco Carlo Toni, abbiamo il professor Pasetto qua sulla mia sinistra che poi farà il suo intervento, l'autore del libro che arriveremo a presentare, Massimo, avvocato Massimo Franci, e sulla sinistra, all'estrema sinistra, abbiamo Sergio Ricci, animatore, presidente anche dell'associazione Casentino Ex. Passo immediatamente la parola al professor Pasetto, che penso quasi tutti voi conoscete come un grande conoscitore e soprattutto un amante della nostra terra. Molti sono i suoi libri scritti a proposito e quindi stasera è veramente l'occasione giusta per farci ulteriormente, tra virgolette, storia. Grazie professore. Sì, ecco, io ringrazio di questo invito, come ringrazio anche delle parole che sono state dette perché chiariscono subito un punto a cui tengo. Io sono anche un prete, parroco, prete sono sempre stato, parroco sono diventato qui in Casentino dopo che sono ritornato perché avevo la mamma, non perché mi hanno cacciato da Prato, le autorità religiose, ma perché avevo la mamma che si è malata d'Alzheimer e allora ho detto vescovo io ritorno dove è la mamma per aiutarla. E quindi ho accettato di diventare parroco di Lonnano, Ama e Baliana, 250 persone in tutto, però nella mia vita ho fatto soprattutto l'insegnante e ci ho tenuto anche a distinguere nettamente il ruolo o la missione, come qualcuno preferisce dire, di sacerdote e di parroco da quello di insegnante, nel rispetto degli allievi che venivano a scuola non per sentire il prete, il sacerdote, il parroco, ma per sentire uno che ha insegnato per una quarantina di anni, prima italiano e storia e poi storia e filosofia nei patri licei. E come insegnante io sono stato abituato a restare in tema, anzi era una delle esigenze molto pressanti che riversavo sui miei allievi. C'è qualcuno qui che è ex allievo e può testimoniare, qualcuno l'ho visto stasera da tanto tempo e quindi io mi atterrò al tema. A me mi hanno detto tu vieni e parli di recupero e valorizzazione dei sentieri medievali del Casentino. Mi dispiace che poi con sorpresa ho visto che c'è la presentazione del libro, però a me non l'hanno dato e non l'ho letto e non l'ho neanche richiesto con dovuta pressione perché questo è il tema e io devo restare in tema. Il tema mi piace soprattutto perché c'è una parola. Una parola che mi conquista e la parola è recupero, perché se si parla di recupero evidentemente si crede che ciò che va recuperato ha un valore, nessuno si preoccupa di recuperare qualcosa che non ha valore, anzi oggi si ama dire che invece di recuperarlo è meglio rottamarlo, no? Ma se si parla di recupero vuol dire che ha un valore, se si parla di recupero dei sentieri vuol dire che i nostri sentieri hanno un valore, che si riconosce loro un grande valore. D'altra parte, se si parla di recupero vuol dire che questo valore è oscurato, vuol dire che c'è qualcosa da fare, vuol dire che bisogna intervenire per garantire o restituire dignità a questo bene. E quindi sì, io credo che si debba questa sera parlare della necessità anzitutto del recupero dei nostri sentieri, perché io
vivo un paradosso. Da una parte constato la crescita, soprattutto in questo trentennio, di interesse, di studi estremamente seri, di pubblicazioni qualificate sul nostro territorio, come in precedenza mi pare che non si riscontrino. Dall'altra parte però noto la diminuzione della cura della foresta, della cura della viabilità. Parlo di viabilità in generale perché mi capita di muovermi a piedi. Finora mi sono mosso con una certa sistematicità e rifacendomi alla mia esperienza devo dire che questa cura della foresta non c'è come c'era in passato, come io ho riscontrato in passato. Paradosso. Questo paradosso ci dice evidentemente, in base alla mia premessa, che non bastano le conoscenze. Le conoscenze ci sono. Le conoscenze si sono moltiplicate. Se volete ne provo anche quest'ultimo libro che affronta un tema specifico. Un interesse che è legato proprio a questa attenzione, a scendere nei particolari, andare in fondo, non a rimanersi in superficie, parlando in generale di tutto il casentino. Le conoscenze ci sono, ma evidentemente non bastano, sono necessarie. In base a questo principio, se conosci, ami, se ami, proteggi. Non basta neppure il volontariato, che pure è anch'esso indispensabile, che noi non riusciamo mai, penso, a lodare quanto lo merita. Perché tra l'altro il volontariato ci fa capire l'importanza della manutenzione ordinaria, della piccola manutenzione. Noi siamo troppo abituati in questi ultimi decenni a correre quando ci sono le urgenze e siamo meno abituati a capire l'importanza di una manutenzione ordinaria, anche per questo motivo che luoghi come quelli in cui io sto, Lonnano, Variana, Ama, sono abbandonati, perché si parla di borghi fantasma, non esistono più le presenze generose, amorevoli dei contadini, dei pastori, dei boscaioli che curavano nel dettaglio il muro a secco, il fossato, lo ripulivano, curavano i sentieri perché per loro erano indispensabili per potersi muovere. Ora il volontariato testimonia questo e io sono riconoscente, vedo alcuni, sento che altri danno il loro tempo e lo danno con grande generosità, ma non basta. Non basta le conoscenze, non basta il volontariato, occorre l'intervento delle istituzioni. E qui arrivano le dolenti note. Le conosciamo tutte queste note perché se ne è parlato a lungo. Io ricordo solo un dato, il MIBAC, il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali e del Turismo, qui in Italia ha l'1% del PIL, la metà o meno della metà della percentuale che hanno gli altri paesi di Europa. La Spagna, che potremmo in un certo senso considerare per quello che riguarda il turismo la concorrente, dà il 3% del PIL. E quindi certo i nostri sindaci, e i rappresentanti delle istituzioni locali hanno le loro ragioni, non possiamo crocifiggerli quando dicono non abbiamo soldi, c'è questa strada, ci sono frane. È venuto fuori oggi che il 70% delle frane dell'Europa è qui in Italia. Corriere della Sera, un articolo. Il 70% delle frane di tutta l'Europa è qui in Italia. E noi ci rendiamo conto e si dovrebbe intervenire in continuazione. Non ci sono soldi,
Non ci sono soldi perché c'è stata questa riduzione drastica in base al principio che l'ambiente non dà il pane e poi in base alla riduzione delle spese che sono stati costretti i governi a fare. E quindi le istituzioni sono in difficoltà, però noi dobbiamo dire che senza di loro si riesce a fare poco per il tema che stiamo affrontando. È indispensabile che ci sia, non basta il volontariato, non basta la conoscenza fatta da privati che forniscono le idee, forniscono magari anche i dati essenziali. Occorre che ci siano loro che prendono delle iniziative, che tengono presenti le condizioni del nostro territorio. Io mi sono chiesto, dopo che mi è venuta la proposta, a che titolo precisamente devo parlare. Penso che io devo parlare, anzitutto si è colto negli precedenti interventi, come autori di itinerari in alta quota. Per noi alta quota vuol dire 1.200, 1.300, 1.400, si arriva a 1.500, 1.600, attento. Itinerari bassa quota e a livello collinare, itinerari dello spirito che ingannano, perché si pensa che uno parli di uno spirito. Io penso che lo spirito bisogna smettere di considerarlo l'aldilà rispetto all'aldiquà. Bisogna ricostruire l'unità dell'essere umano, della società, del mondo nel suo insieme, quindi itinerari dello spirito cerca di valutare la realtà presente, dicendo che la realtà presente è qualcosa che si deve amare, perché nella realtà presente c'è l'impronta della intelligenza, della organizzazione programmatica. E poi quest'ultimo libro che ci tengo a far vedere, da Firenze alla Vella, passando per Ama, perché Ama l'abbiamo trasformata in un ospedale. Ci tengo a farlo vedere perché noi abbiamo percorso questi sentieri. Allora io premetto questo, che non mi devo limitare, nessuno si deve limitare a rimarcare le cose che non vanno, perché ci sono tanti aspetti positivi. Bisogna tirare un po' sul morale. Noi, prima di scrivere questo libro in italiano e in inglese con Federica, abbiamo fatto questi sentieri, li abbiamo percorsi tutti e siamo riusciti a percorrerli. C'è stato solo, e lo accenno, perché serve a capire le cause di certi disagi, c'è stato solo un momento in cui ci siamo trovati in difficoltà, quando dalla Consuma scendevamo verso Schia e ci siamo trovati sul sentiero prima di Castel Castagnaio con qualcuno che aveva bellamente tagliato il bosco e aveva tagliato una bella fetta di bosco in una piaggia che scendeva giù quale a perpendicolo e aveva lasciato tranquillamente tutti i rami, i tronchi sparsi sul sentiero. Era un tratto piuttosto lungo, allora noi faticosamente abbiamo dovuto risalire questa costa lievissima, attenti perché i tronchi ci impedivano di camminare, farci un centinaio e più di metri per ridiscendere nel sentiero. E noi dicevamo come sarebbe bello se qualcuno di questi nostri amici, meno male che ci sono, che fanno i boscaioli, li controllasse. Ma per il resto questi sentieri li abbiamo trovati bellissimi, un incanto. Viaggiare nei sentieri e ritrovare la pace, non con la natura, e ritrovare la pace con noi stessi. Se poi questo cammino, come può capitare qui in Casentino, si fa in compagnia di San Francesco, mi dite che gioia c'è, che continua scoperta. Ma persino se si fa anche in compagnia di qualche monaco camaldolese, forse un po' meno simpatico di Francesco, ma pure meritevole della nostra attenzione, perché dobbiamo essere grati ai monaci in quanto la foresta l'hanno creata loro. E dunque, sì, io sì, penso di essere stato invitato per questa ragione e per un'altra, come animatore della compagnia Storia e Natura. Non abbiamo istituito un'associazione perché ci siamo accorti che in Italia c'è qualche ex allievo avvocato che mi ha assistito e mi ha mandato degli offuscoli di un'ottantina di pagine
che dicevano tutto quello che avremmo dovuto fare per riuscire a mettere in piedi un'associazione. Allora si è detto, sai che si fa? Si richiama, invita una confraternita a compagnia, qui a Lornano c'era, ha lavorato proprio, c'è l'ospedale a Lornano, per accogliere l'ospitale e non c'è neanche da chiedere l'autorizzazione del vescovo. E quindi abbiamo istituito questa compagnia che si intitola Storia e Natura, che ha un suo programma. Il programma comprende le escursioni. Vi dico per concludere il programma del 2014, ma perché ve lo dico? Non tanto perché desidero che anche voi vi iscriviate alla compagnia, siamo già abbastanza, ma perché credo che ricostruendo un po' questo programma e l'esito che ha avuto, si individuano le cause del dissesto e si individuano quelle che per me dovrebbero essere le priorità se si dice di intervenire proprio per il recupero e la valorizzazione dei sentieri medievali del Casentino. Noi abbiamo cominciato a gennaio e a gennaio abbiamo riscoperto l'antica strada che portava alla Verna da Campi, Campi naturalmente di Bibbiena. C'è da camminare, c'è da salire, però è stata una bellissima scoperta. Meno che l'ultimo tratto, è faticosa la prima parte perché è gennaio, in certi punti questo sentiero diventa il fondo di un torrente, però noi non è che si va come qualche cittadino che è venuto da me deciso a camminare le escursioni e era in pantofole o quasi. Se uno è attrezzato bene affronta anche il sentiero in cui scorre un po' di acqua. Ma quello che è stato brutto al ritorno, l'entusiasmo, naturalmente la ricostituzione del gruppo, perché eravamo diversi tra il primo e l'ultimo era uno che andava incoraggiato continuamente, c'era un bello spazio, ma siamo arrivati pieni di entusiasmo, si è fatta la visita nostra alla Verna, la visita che riguarda San Francesco e come Francesco ha trovato la Verna. Il ritorno è stato un disastro. Per gli interessi privati che si sovrappongono al bene comune, perché tra Case Nuove e il Casone il sentiero è indicato nelle cartine. Io parlo di sentieri che sono indicate nelle cartine, specialmente in quella del parco che è arrivata, mi pare, alla quinta edizione, che è fatta molto bene. È indicata. C'erano i segnali anche, però noi ci siamo trovati non solo con filo spinato che impediva l'accesso, ma addirittura c'era la rete elettrosaltata che era messa di traverso. E non vi dico la fatica per poter, perché ritornare su dopo che hai fatto magari 2 chilometri in discesa, cioè ritornare su. Ecco, c'è da chiedersi se non vadano controllati meglio gli interessi privati quando ci troviamo di fronte a persone che non capiscono che il bene pubblico deve prevalere sugli interessi privati. A maggio la Madonnina del Grappa di Firenze mi ha chiesto un gruppo di venire e passare una giornata, voleva conoscere un sentiero, e dico, ecco il parco, ce l'ho, vi faccio vedere quel sentiero che ha riscoperto la forestale. Si parte dal monastero di Camaldoli, così che dal monastero si arriva all'erico di Camaldoli, però passando dal sentiero sul fosso di Camaldoli. E io sono abituato ad andare prima, perché altrimenti poi ci si trova di fronte a delle sorprese che ci mettono in difficoltà di fronte alla gente. E siamo andati in due, non c'era nessuna indicazione. Il ponte nuovo inaugurato nel 2011-2012, questo bellissimo sentiero per il millenario, quel ponte nuovo alla fonte del Curvone. Non c'è nessun segnale, quindi si va avanti. Ci siamo trovati nell'impossibilità di procedere arrivati verso metà, ma proprio nell'impossibilità assoluta, l'ho tentate tutte, perché frane, smottamenti, tronchi, frasche. E quell'acqua che gorgoglia soffocata lì sotto, che ti fa star male. Siamo dovuti tornare indietro. E allora ho dovuto ripiegare.
Sono ritornato a vedere ultimamente per conto mio, ma la situazione è la stessa. Certo mi resta difficile, però sono stati fatti i miei ponti, perché c'è l'altro ponte fatto dalla forestale. E poi perché facendo quel sentiero si ha la possibilità di riscontrare il progresso, per esempio nella costruzione delle briglie, perché nella prima parte c'è le briglie che ha fatto Clausen in muratura, nell'ultima parte ci sono le briglie coi tronchi fatti dalla forestale oggi, che sono tutt'altra cosa, ben inserite, non sono un affronto al paesaggio, alla bellezza della foresta, perché legno, legno con legno e la terra si sposa bene. Agosto infine. Agosto avevamo un tema, Borghi Fantasma, un tema che ha attirato molto l'attenzione e le simpatie di tutti. Primo Borgo Fantasma, Caspriano. Caspriano di sopra, c'è nulla. Caspriano di sotto sì, lo stanno ricostruendo. Ma siamo partiti naturalmente dal passo di Crociamoli e siamo scesi giù fino a quello spiazzo dell'Ortaglia. Tra parentesi, sarebbe bene che i casentinesi acquistassero un po' di dimestichezza con i nomi anche delle loro montagne e dei loro sentieri. Non basta conoscere dove è Poppi, Prato Vecchio, e non basta percorrere la strada di Fondovalle. Io gli ho detti questi nomi. L'ho detti perché voglio sottolineare un aspetto che ci ha fatto male. Il tratto da il Crociamoli fino a Casperano di Sopra, per buona parte costeggia il crinale. C'è un panorama bellissimo, a un certo punto si vede il Mugello da una parte e Casentino dall'altra. Quel sentiero è tutto rovinato, perché ci sono passati i trattori. Io ho trovato solo un comune, non è che abbia fatto degli studi particolari, che ha messo un'ordinanza, Ortignano Raggiolo, l'ho letta l'ordinanza, in cui si prescrive che i trattori debbano lasciare i sentieri in maniera rigorosa. In fondo non ci vorrebbe tanto, perché un po' di ghiaia prima, con i mezzi che ci sono oggi, ma i sentieri vengono rovinati. Quel sentiero lassù è rovinato. È rovinato completamente, anche perché è molto frequentato per il disboscamento, per il cibato che probabilmente va a finire nel Mugello, e questo ho immaginato io. Peccato, perché poi il sentiero è molto bello, si vedono dei castagni spettacolari, poi le boricce, e le boricce si spiega perché si chiamano le boricce, perché da quel gruppo di case che sono state ristrutturate, quello non è un borgo fantasma, Caspriano sì, le boricce no, scendendo giù fino al Graina o Gravina, si nota che sul lato sinistro ci sono muri a secco con cui avrebbero potuto tranquillamente fare le mura intorno alla Firenze medievale. Tanto sono lunghe queste mura a secco, resistono ancora. È uno spettacolo, un po' trascurato questo sentiero, ma la delusione enorme arriva al ponte di Caspriano. Il ponte di Caspriano. Io ricordo la delusione, dopo che avevamo segnalato che andava ristrutturato, quando mi sono recato per conto mio a vederlo nel 12, il crollo. C'ho delle fotografie nel libro, anche del ponte come era prima, il paesaggio intorno bellissimo, la struttura per contenere le acque bellissima. E poi questo arco, che ancora si diceva, rifinito bene, perché non è buttato là, c'erano le pietre gettanti, curate. E poi c'ho le fotografie subito dopo, agosto, mi ricordo, primo agosto del 2012. E se andate a vedere, sono nel libro Itinerari Casentinesi e alle quote con l'Iran in bassa montagna, vedete che sotto il ponte c'è un bel ammasso di conici lavorati. Andateci ora, non ci sono neppure i conici. In compenso lì hanno fatto un transito dei trattori e una si immagina che i trattori non portino verso dove non si sa, sempre l'interesse privato, non solo la legna che hanno tagliato. E questa è una pena enorme.
anche perché ci sono stati dei ponti qui in Casentino che sono stati ricostruiti bene, come quello di Laggiolo, come quello di Cetica, il ponte dell'Angelo di Cetica. Con l'intervento qui c'è una connessione bellissima fra i privati, i comuni e le istituzioni pubbliche, in particolare la regione, per quel ponte si è interessato. E non parliamo del ponte di Monte Mignale. E infine, noi abbiamo anche nel programma messo Monte Silvestre. Se non l'avete visto, andateci. Tra l'altro è il fosso. Il rio della selva, da cui Monte Silvestre forma le vignate gigante, è uno spettacolo. Noi però lì abbiamo trovato delle due difficoltà. Quando abbiamo proseguito oltre Monte Silvestre, la prima difficoltà è questa, che ci siamo trovati, eravamo in tre anime, ci siamo trovati in mezzo a un gregge che veniva da Canvecchio con una decina di cani pastori. Allora abbiamo assunto la formazione di ritirata, qualcuno pensava di battata, formazione ordinata di ritirata e siamo arrivati faticosamente perché il sentiero si perde, cioè al passo delle Qualenciole. Poi il programma era di arrivare a Monte Fatucchio, era di primavera, volevamo assistere al congresso delle fate benevoli. Lì è un posto da fata veramente, e la fatica per arrivarci perché i sentieri sono segnati lo 057 e lo 059, però non esistono più, sono spariti sotto la vegetazione, oppure sono al solito impediti da questi. Per fortuna, e concludo con la nota positiva, tra i borghi fantasma c'era anche Nasseto e Castel dell'Alpe, sul sentiero antico del Passo Senna, romani e romeni, noi l'abbiamo fatto tutto quel sentiero e abbiamo avuto una sorpresa bellissima. Noi pensavamo di trovare il solito borgo fantasma, Castel dell'Alpe è rimasto un borgo fantasma, ma da Nasseto l'abbiamo ritrovato rinnovato, recupero. E volevamo congratularci con, penso che sia il lavoro del parco. Abbiamo notato questo, che i sentieri nell'area del parco che guarda verso la Romagna sono più curati dei sentieri nostri e anche le strutture, e forse c'è un'organizzazione più efficace da quell'altra parte. Ci siamo detti, sbagliando probabilmente, però vi assicuro che se volete avere l'esempio di un recupero importante, andate a Nasseto. Avrete la gioia di passare attraverso un bellissimo sentiero che gioca con il fiume e poi avrete la possibilità di salire su un costone e un po' per volta il panorama si allarga. Arrivati a Nasseto avete la possibilità di vedere Fumaiolo dalla parte, la Giugana, Monte Zucchero d'Arte che scende giù a precipizio e poi verso il Falterona. E la fatica di quella salita è certamente ripagata, anche perché finalmente si ha un esempio di recupero. Grazie. Come ci ha annunciato il professor Pasetto, ci lascia, ma mi corre l'obbligo di dire solo due parole di quanto ha detto. Io non so se avete apprezzato, e spero che proprio di sì, con quale passione, con quale amore. A me ha fatto venire la voglia di uscire di qui, prendere lo zaino e andare a fare il percorso. Poi l'amore con cui ne ha parlato, si sentivano queste parole che uscivano dal cuore. Quasi come il gorgoglio dei uccelletti che lui incontra nei suoi percorsi.
veramente un grazie. Noi abbiamo bisogno di queste persone che ci aiutino a far conoscere il nostro territorio, perché io amaramente dico che forse non lo conosciamo davvero.